Buona domenica ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Quattro Ristoranti. No, non è vero. Siamo qui per parlare di carboidrati e in questa puntata vi svelo la ricetta segreta del couscous. Non è vero neanche questo, ma è vero che oggi parleremo di carboidrati e del perché questo benedetto macronutriente è la nostra croce e delizia. Per farlo ho fatto come quelli bravi, ho addirittura il microfono che spero di aver attivato. Allora, perché i carboidrati in realtà sono il nostro demonio? Perché i carboidrati sono il diavolo? Perché i carboidrati creano dipendenza? Perché i carboidrati creano malattie metaboliche? Perché la battaglia si gioca sempre sui carboidrati? Perché il terreno di scontro è sui carboidrati? Anche tra vegani e vegetariani, pensate, il terreno di scontro è sui carboidrati. Benissimo. Allora, il cibo in generale, ma i carboidrati in particolare, sono l'alimento, il macronutriente che dà più conforto in assoluto. Rilascia dopamina, rilascia serotonina, ci dà un senso di tranquillità. Per questa ragione, ad esempio, io ai miei clienti consiglio di mangiarli la sera perché favoriscono il sonno e non c'è nessuna evidenza scientifica, vi prego non credete a queste puttanate, che i carboidrati mangiati dopo le 16 facciano ingrassare, perché all'interno di questo prodotto non c'è nessun timer che avvisa il nostro organismo che sono le 20 e quindi vanno a poggiarsi sul culo o sulle cosce. Partiamo da un'evidenza scientifica, ma ve la faccio molto molto breve. Ho usato l'esempio nel reel dell'altro giorno di questi due piatti di couscous che hanno entrambi lo stesso peso, però vedete come il volume è più che triplicato in questo rispetto a questo che è a secco. Allora ripeto l'esempio. Queste sono le nostre cellule a digiuno all'interno del nostro organismo. Queste sono le stesse cellule dopo che noi abbiamo mangiato un piatto di riso, un piatto di pasta. Parlo in bianco. Se ci dobbiamo aggiungere il carico da 11, ci aggiungiamo il sugo, ci aggiungiamo la besciamella, ci aggiungiamo il bacon, ci aggiungiamo il guanciale, le uova, eccetera, eccetera. Parliamo di una cottura semplice in bianco. Per quale ragione avviene questo? Perché il glicogeno, cioè l'acqua contenuta nei carboidrati, quando si lega alle nostre cellule, richiama 3 grammi di acqua per ogni grammo di carboidrati. Questo è uno dei tanti motivi, ad esempio, per cui quando noi mangiamo la pizza è normale aumentare di peso di 700, 800, 900, 1 kg, 1,2 kg, a seconda di ogni persona, d'accordo? Solo ed esclusivamente perché un panetto di pizza è circa 280 grammi, poi ci aggiungiamo il sugo, ci aggiungiamo la mozzarella e tutto il resto, quindi basta fare 3x3 fra 9, minimamente aumentiamo di 1 kg. Adesso mi aspetto il commento dello scienziato di turno che dice che mangia la pizza a doppio strato e non aumenta neanche di 1 grammo. Non è quello il tema. Però generalmente, chimicamente, biologicamente accade questo. Allora, come fare per gestire questa situazione? Quando noi abbiamo un eccesso di carboidrati, che non sono soltanto la pasta e il pane, i carboidrati, ve lo ricordo, quelli semplici sono anche la verdura, sono anche la frutta e tutti i prodotti confezionati, processati, le merendine, eccetera, eccetera. Anche l'alcol è un carboidrato perché contiene zucchero, quindi carboidrato uguale zucchero. Noi in maniera indiscriminata aumentiamo di peso, ma soprattutto aumentiamo di volume. E cosa abbastanza diffusa è normale, e ve lo sto spiegando il perché, quando ad esempio io alle mie clienti do una settimana di seguito dove ogni giorno mangiano i carboidrati, alla fine di quella settimana si sentono gonfie, oltre a sentirsi sonnolenti, oltre a sentirsi appesantite, oltre a non avere più quel senso di leggerezza che avevano magari la settimana prima dove i carboidrati li hanno assunti soltanto con la frutta e con la verdura o quando magari ce l'avevano 1 o 2 giorni alla settimana. Questo perché? Perché ogni volta che noi mangiamo il carboidrato, e quindi contiene zucchero, la glicemia, cioè lo zucchero presente nel nostro sangue, si alza. Per far sì che questo valore non arrivi ad un livello drammatico dal punto di vista della salute, interviene l'insulina, che è un ormone
che riporta i valori dello zucchero nel sangue a livelli accettabili. Quando avviene questo, avviene il classico down, avviene il classico calo degli zuccheri, avviene il classico abbiocco postprandiale, dopo che abbiamo mangiato una bella carbonara, dopo un'oretta, boom, abbiamo sonno e dopo un'ora e mezzo ci viene nuovamente fame. Per quale ragione? Perché gli zuccheri sono stati riportati in basso attraverso l'intervento dell'insulina. E ci viene nuovamente fame. Abbiamo quello stimolo di fame perché? Perché il carboidrato, quando l'abbiamo mangiato, avendo rilasciato serotonina e dopamina, ci dà un benessere incredibile che ci riporta a quella dipendenza perché ne vogliamo ancora, perché vogliamo tornare a quello stato inebriante che noi abbiamo, quel piacere che ci dà quando noi mangiamo la pasta, il pane, i grissini, i tarallini, eccetera, eccetera. La cosa peggiore qual è? Che quando l'insulina interviene per prendere questo zucchero e toglierlo all'interno del torrente ematico, quindi del sangue, dove lo mette questo zucchero? Lo deposita negli adipociti. E quasi sempre questo zucchero si deposita sull'addome, sui fianchi, sulle cosce, a seconda che siamo uomini o donne, maschi o femmine. Ecco perché è importante e ultimamente si parla sempre più di avere un'alimentazione con un basso impatto glicemico, per evitare che si innalzi la glicemia, che l'insulina intervenga e vi metta dove non vogliamo questi depositi di zucchero che poi si trasformano in grasso. Questo è quello che elementarmente accade quando noi mangiamo i carboidrati, ma soprattutto quando noi ne abbiamo un eccesso. Allora, che cosa significa? Che noi non dobbiamo mangiare carboidrati? No, è sbagliato pensare che noi i carboidrati non dovremo mai mangiarli. Ora, non scendo nel dettaglio di quelli che parlano e dicono che i carboidrati creano una colla all'interno dell'intestino che crea problemi, eccetera, eccetera, che i carboidrati contengono glifosato e che quindi sono sostanze potenzialmente cancerogene. Non voglio entrare in questo merito e non voglio essere un estremista come molti pensano che io sia. Però i carboidrati vanno meritati. Cosa vuol dire che i carboidrati vanno meritati? Se io sono una persona sedentaria, se io sono una persona che non fa attività fisica, oppure faccio attività fisica ma sono in sovrappeso, come ho detto più volte, evidentemente non è abbastanza. Evidentemente non ho un'alimentazione che mi consenta, attraverso l'attività fisica, di essere in forma, di essere normopeso. Qua io mi rivolgo a persone normali, a persone che vogliono stare bene in salute e che vogliono avere un aspetto fisico desiderabile. Non mi sto rivolgendo ad atleti, non mi sto rivolgendo a ventenni che vogliono avere le vene sull'addome. Parlo a persone normali che non vogliono andare in giro con la budria, non vogliono andare in giro con la pancia sblusata sui pantaloni, non vogliono coprirsi con dei camicioni alla Demi Rousseau. Quindi, come vanno gestiti questi carboidrati? Innanzitutto, se noi dobbiamo iniziare a perdere peso, vanno subito eliminati dalla nostra alimentazione. Questo per quale motivo? Il primo, per cercare di interrompere questo rapporto di dipendenza che noi abbiamo con il carboidrato. Più li allontaniamo, più difficile sarà all'inizio, ma meno cominceremo a sentire questo richiamo continuo di pane, pasta, dolci, eccetera, eccetera. Due. Quindi avere un'alimentazione switchata sulle proteine con la presenza di verdura e di frutta, quindi il carboidrato ce l'abbiamo, non confondete la dieta iperproteica con una dieta switchata sulle proteine ma con presenza di verdura e di frutta, questo è importantissimo, e iniziare un'attività fisica. Man mano che noi utilizziamo queste strategie, man mano che noi iniziamo a perdere peso, allora iniziamo ad inserire i carboidrati. Quanti e quando dipende dal soggetto. Io nei miei protocolli standard, tra virgolette, li ciclizzo, li metto un giorno alla settimana, poi li metto 2 giorni alla settimana, poi li tolgo, poi ne aggiungo 3 in una settimana, poi li tolgo di nuovo, in modo da creare un disequilibrio all'interno di un invece regime standard per dare un minimo di stress positivo al nostro organismo e al nostro metabolismo in modo tale che
l'impatto di quella giornata in cui finalmente possiamo mangiarci un piatto di pasta non sia devastante, d'accordo? Più noi cominciamo a perdere peso, più attività fisica facciamo, più ci meritiamo i carboidrati. Ma dobbiamo sempre capire che effetto hanno sul nostro corpo, ma soprattutto sulla nostra psiche. Perché c'è gente, purtroppo, così obnubilata dai carboidrati, che quando rimangia un piatto di pasta gli si apre un mondo diabolico dal quale poi non riesce più a uscire. Quindi inizialmente dobbiamo fare toccata e fuga, toccata e fuga. Più io dimagrisco e più faccio attività fisica e più mi posso concedere il carboidrato, che significa anche, ad esempio, il pasto libero con una pizza, il pasto libero con una ricca carbonara o con una ricca amatriciana, ma il pasto libero, non la giornata libera, gestito magari nel corso del mese, 2 in un mese. Ripeto, a seconda del nostro stile di vita. Esco in bicicletta, faccio 100 km in bicicletta, faccio 1000 metri di dislivello, certo che mi merito un piatto di pasta o un piatto di riso. Perché? Perché io non do il tempo che succeda questo, perché nel momento in cui c'è questo trapasso, io sto macinando talmente tanto, cioè sto mettendo così in stress il mio organismo che non ha il tempo che lo zucchero si alzi, intervenga l'insulina e me lo trasformi in grasso, perché lo sto consumando, cioè questa benzina che io sto dando all'organismo, la sto consumando già nella giornata in cui gliel'ho data. Non la sto mangiando adesso e me la consumo con una passeggiata fra 2 giorni quando è ormai troppo tardi. Capite che cosa intendo quando dico che i carboidrati vanno meritati? Io oggi farò attività fisica, allora li posso inserire. Oggi sto a riposo, avrò il culo sulla sedia durante tutto il giorno perché ho riunioni, call, eccetera, non li tocco nemmeno. Anche se sono normopeso, anche se mi alleno costantemente. Perché, ripeto, la battaglia si gioca su questi. Non è un caso che, ad esempio, quando uno vuole iniziare una dieta, una delle prime cose che chiede è: ma la pasta la posso mangiare? Il pane lo posso mangiare, la pizza la posso mangiare. Perché non chiedete mai la carne la posso mangiare, vero? Il pesce lo posso mangiare, vero? Uova ne posso mangiare tutti i giorni, vero? Perché? Perché siete ossessionati da questa roba qua, siete dipendenti da questa roba qua. E quindi ecco perché la battaglia si gioca su questo. Se voi capite come funziona questo macronutriente all'interno del vostro organismo, e penso di avervelo chiarito chiaramente con un esempio molto semplice, allora comincerete ad orientarvi e a non temerli, ma averne rispetto, non abusarne, come solitamente accade a tutte le persone che sono in sovrappeso. È molto difficile, molto raro, che ci siano persone in sovrappeso che fanno una dieta carnivora, ad esempio. È molto raro, è molto difficile che esistano persone che ingrassano perché mangiano soltanto carne, pesce e uova. Direi impossibile. Esistono persone che mangiano tanti carboidrati e che sono in sovrappeso, che mangiano junk food e sono in sovrappeso. Uno che mangia l'hamburger al McDonald's, sì, è vero che mangia i 150 grammi di hamburger, ma quanto e che tipo di pane c'è? Quante salse ci sono che sono zucchero e quindi assimilabili ai carboidrati? Quindi fate molta attenzione e cercate di capire, o almeno ho cercato di spiegarvi perché siete grassi, perché abusate di questa roba qua. Il 29 maggio alle 21:30 terrò una diretta su Instagram e su Facebook, pazzesca, dove vi svelo il segreto dell'estate. Siateci, mettete like a questo video se vi è piaciuto, commentatelo, iscrivetevi al canale e ci vediamo domenica prossima.